Allora, bentrovati a questa iniziativa, questo convegno sulla rivoluzione, sui 100 anni della rivoluzione bolscevica, organizzato dalle sezioni Gramsci-Berlinguer di Pisa e di Milano per la ricostruzione del Partito Comunista. Io sono Domenico Marino, segretario della sezione pisana. Questo appuntamento non vuole essere una semplice commemorazione e non vuole essere tantomeno un'operazione nostalgica, perché pensiamo che comunque la nostalgia alla politica, soprattutto alla politica rivoluzionaria, non nuocia e non gli dà quella spinta necessaria per un cambiamento radicale che oggi necessita, perché come ben vediamo siamo assorbiti dal pensiero unico. Oggi è difficile parlare di un semplice cambiamento che non sia inquadrato in quelli che sono gli schemi capitalistici, ed è molto difficile sicuramente parlare di rivoluzione. Oggi il termine rivoluzione è inflazionato, cioè il termine rivoluzione si utilizza per la tecnologia, si utilizza per un concerto rivoluzionario, un libro rivoluzionario, tecnologie rivoluzionarie. Ma la vera rivoluzione è ben altro, come ci hanno insegnato i bolscevichi, la prima grande rivoluzione che ha coinvolto e sconvolto il mondo. Non vorrei farla molto lunga, in quanto abbiamo diverse relazioni da affrontare, spero interessanti. Inizieremo con la mia di relazione, che è sui falsi paradigmi della rivoluzione, sulla rivoluzione bolscevica. Sono state dette e continuano ad essere dette tante bugie. Se si aprono i giornali, se si apre la televisione, vengono dette cose veramente risibili per chi ha un minimo di coscienza e di onestà storica. Oggi cercheremo almeno di affrontare quelli che sono i più macroscopici, quelle che sono le menzogne più macroscopiche e quelle più vergognose rispetto a quello che è stato, si voglia o no, uno, forse il più grande evento storico. Ogni essere umano, seppur giovane, privato del suo bagaglio di memoria e di esperienza, avrebbe serie difficoltà a comprendere il presente quotidiano e conseguente a districarsi in esso. Uguale cosa accade, in forma più generale, quando lo stesso essere umano viene privato o si priva di una coscienza storica. Non conoscere, infatti, almeno discretamente, la storia significa non superare una condizione di infantilità culturale che non solo non ci permette di capire il perché del presente che stiamo vivendo, soprattutto a livello politico-sociale, ma anche di capire noi stessi come facenti parte ed espressione di una determinata società. In questa premessa si inserisce l'importanza di conoscere fatti angolari che hanno portato cambiamenti e accelerazioni straordinarie, con forti riverberi nella contemporaneità, in seno al processo storico. Uno di questi eventi strabilianti, senza dubbio e senza faziosità, è la rivoluzione bolscevica russa dell'ottobre 1917. Anche se oggi, col revisionismo storico atlantico in atto, si cerca di sminuirne la portata, occultandone i tratti salienti e determinanti e ponendo invece l'accento su questioni più marginali, laddove non si operi addirittura uno stravolgimento ideologico proditorio dei fatti storici. Il bolscevismo, tolto dalla patina caricaturale attribuita agli 100 anni di revisione storica occidentale, fu una potente combinazione sociale fra intelligenza rivoluzionaria e la classe operaia rivoluzionaria, combinazione che nel resto d'Europa invece mancò. Una combinazione che fece maturare nella popolazione, tra i suoi obiettivi più importanti, la pace, obiettivo scaturito dalla comprensione delle vere egoistiche ragioni della Prima Guerra Mondiale e del ruolo del capitalismo nella sua fase imperialista. A punto di sofismi e bugie, la rivoluzione bolscevica domina la storia del XX secolo e oltre, rappresentando di fatto la prima grande rivoluzione che ha coinvolto e sconvolto l'intero pianeta.
Oggi, per i suoi 100 anni, cercheremo di fare un bilancio di questi avvenimenti, liberarli dai falsi paradigmi, trarne delle conclusioni, attualizzarle e valutare quali implicazioni future possono ancora avere per l'umanità intera. Per 100 anni, appunto, gli apologeti al soldo del capitalismo oscurantista hanno fatto uno sforzo immane, con tanto di capriole e controcapriole, per infangare i bolscevichi e la loro rivoluzione allo scopo di sminuirne la portata e l'esempio. Ma il loro slancio non è mai nato e non dipendeva certo da un grande amore per la libertà, concetto strabusato soprattutto da chi non la pratica, ma da gretti e avidi interessi di classe. Il regime instaurato con la rivoluzione d'ottobre non fu né totalitario né burocratico, ma bensì il regime più democratico, basato sui soviet consigli, dei deputati, degli operai, contadini e soldati, che sia mai esistito sulla terra, dove per la prima volta uomini e donne comuni hanno preso in mano il loro destino contro i loro sfruttatori. Questi ultimi e i loro epigoni in giro per il mondo videro in questo cambio di regime un pericolosissimo precedente, caratterizzato dalla radicale abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e dalla dimostrazione, per la prima volta nella storia, della vitalità di un'economia pianificata sotto il controllo operaio, che portò dei progressi umani e materiali incredibili in un arco di tempo che fu relativamente breve. Le cifre sono là ad indicarlo, sebbene si tentino di sminuire, insinuando che siano false ed esagerate. Le cifre non mentono, ma i bugiardi sanno usare le cifre, dice un vecchio adagio. Ciò ha portato alla distorsione e all'occultamento dei colossali progressi fatti nel campo dell'alfabetizzazione, della sanità e della previdenza sociale. Contro l'occultamento di questi traguardi è essenziale stabilire la verità. Verità che è possibile comprendere soprattutto col metodo di analisi marxista. Infatti Marx ed Engels ci hanno spiegato che la forza motrice della storia sono la lotta di classe e lo sviluppo dei mezzi produttivi. In questo senso, l'economia statalizzata e pianificata dell'URSS ha dato esempio di grande forza e vitalità. Nell'arco dei primi 50 anni, il PIL dell'URSS è aumentato di 9 volte. La produzione industriale di 52 volte, la produttività del lavoro aumentò del 1320%. Un'enormità se si pensa che quella statunitense, prima potenza al mondo, aumentò nello stesso periodo del 332%. E nonostante il revisionismo del dopo Stalin, nel 1979, aveva raggiunto il 60% del PIL statunitense, portando così l'URSS a diventare la seconda potenza industriale. Questo periodo di enormi progressi coincise in buona parte col periodo di recessione dell'Occidente capitalista, caduto nell'abisso della Grande Depressione. Negli USA, ad esempio, la produzione industriale calò del 48% tra il 1929 e il 1933, con 18 milioni di disoccupati. In termini assoluti, l'URSS aveva sorpassato il resto del mondo in una serie di settori chiave, prima produttrice di petrolio, di acciaio, di cemento, amianto, trattori e macchine utensili. In più, fiore all'occhiello, aveva nel settore più tecnologico del momento un programma spaziale invidiato da tutto il mondo, soprattutto dagli USA, che non mandarono mai giù questa loro inferiorità, inventandosi così un inutile, da un punto di vista delle scoperte spaziali, sbarco sulla Luna, di cui sono scomparse le prove documentali. Se si considera poi che tutti questi traguardi furono raggiunti praticamente senza disoccupazione e inflazione, la cosa appare per quello che è: un evento strabiliante. Prima della perestroica, l'ultima volta che erano saliti i prezzi della carne, dei latticini, dello zucchero e del pane era stato il 1962. Gli affitti erano bassissimi, la casa accessibile a tutti e le tasse praticamente inesistenti. Inoltre l'URSS aveva ogni anno un bilancio senza deficit, senza deficit, addirittura con un modesto surplus. Nessuno Stato occidentale mai ha raggiunto questo traguardo, insieme a quello della piena occupazione e della stabilità dei prezzi. La crescita media dell'URSS è stata in media dal dopoguerra in poi fino al 1979 del 5% annuo,
raggiungendo il massimo del PIL che dopo la guerra in Afghanistan si stabilizzò nel cosiddetto periodo di stagnazione brezneviana, per poi cadere a picco con le riforme di regime capitalistico sotto Gorbaciov. Con Yeltsin, dopo la caduta del muro, le cose andarono di gran lunga peggio. In questo periodo apocalittico per la Russia, la vita media, che può essere considerato l'indicatore ultimo della salute generale di una nazione, si abbassò di 6-7 anni, con conseguente aumento di mortalità del 30%, anche infantile. Nei primi 5 anni della caduta del muro ci furono in media 300.000 morti, in più ogni anno. Le cose si ripresero con Putin, che impedì la svendita del patrimonio statale ai plutocrati russi e al capitalismo straniero, ma la ripresa odierna non è paragonabile all'exploit fatto dall'ex URSS, tant'è che oggi il suo PIL è ancora indietro a quella della Russia antecedente alla perestroika. La fine dell'URSS fu per gli stati membri paragonabile agli anni bui che seguirono il crollo dell'impero romano. È da allora infatti che il mondo non assisteva ad una tale catastrofe economica in tempo di pace. La produzione calò complessivamente del 60%, con picchi in Georgia dell'83%. Il raccolto del grano tornò a livelli di 30 anni prima, fatti paragonabili alla sconfitta di due guerre messe insieme. Ritornando all'atto rivoluzionario dell'ottobre, tante sono le mistificazioni e gli sforzi fatti per falsificare la cronaca della storia. Gli storici e i sociologi al soldo della borghesia tentano spesso di persuadere che la rivoluzione di febbraio fosse avvenuta con la partecipazione di tutte le classi sociali e di tutti i partiti tranne che dei bolscevichi. Ciò nega clamorosamente il fatto che i bolscevichi non vollero mai tenere il sacco alla borghesia, alla quale i socialisti rivoluzionari e i menscevichi avevano dato tutto il potere nella cosiddetta fase del dualismo di potere. Inoltre questa visione nega, in modo più che superficiale, la funzione dei bolscevichi nella preparazione della rivoluzione come agitatori, soprattutto nelle fabbriche e nell'esercito, e nella conseguente deposizione dello zar. L'azione spontanea delle masse era maturata ed alimentata dall'esperienza rivoluzionaria dei bolscevichi, i quali si prodigarono instancabilmente per diffondere le idee rivoluzionarie. È facile capire che ad ogni causa corrisponda un effetto. L'opera del partito bolscevico, il partito meglio organizzato del paese, ebbe appunto come causa la rivoluzione. Gli altri partiti sfoggiavano le loro capacità organizzative in discussioni di corridoio con la borghesia. I bolscevichi invece nel lavoro sistematico di massa nelle fabbriche, nei quartieri, tra i soldati, nelle scuole e sulle barricate. In questa fase Lenin giunse alla conclusione che la classe operaia potesse conquistare il potere politico in modo pacifico, senza cioè l'insurrezione armata, poiché in quella fase le masse ancora speranzose nella riforma del governo provvisorio non avrebbero appoggiato la sua deposizione violenta. Il progetto di trasformare la rivoluzione borghese in rivoluzione socialista fu esposto lucidamente e chiaramente nelle famose tesi di aprile sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, che tracciarono la tattica e la strategia nel periodo del dualismo di potere. Un altro esempio della lungimiranza e dell'onestà dei bolscevichi sta nell'idea che per loro i soviet erano la forma più compiuta del potere operaio e contadino, e si batterono per il passaggio di tutto il potere a queste strutture consiliari dal basso, nonostante in questa fase fossero in mano a menscevichi e socialisti rivoluzionari. Lenin e compagni, non partecipando al governo provvisorio, avrebbero messo in evidenza nei soviet, che poi infatti divennero a maggioranza bolscevica, la compromissione delle altre forze appoggianti il governo. Essi capivano che prima o poi le masse avrebbero perso le illusioni e negato l'appoggio ai menscevichi e ai socialisti rivoluzionari. E così avvenne dopo pochi mesi. Lenin scrisse al riguardo: «I soviet, prendendo tutto il potere, potranno ancora oggi assicurare lo sviluppo pacifico della rivoluzione. L'elezione pacifica dei deputati da parte del popolo, la lotta pacifica dei partiti in seno ai soviet, il passaggio del potere da un partito all'altro». E ancora, non sempre è opportuna l'insurrezione, senza certi presupposti nelle masse è un'avventura.
In altri termini, ciò significa che la rivoluzione non può essere imposta né tantomeno esportata. Ancora Lenin, noi nel nostro paese, dove abbiamo vissuto due rivoluzioni, sappiamo e vediamo che non si può predire il corso della rivoluzione, né si può evocarla. Si può soltanto lavorare a suo favore, se si lavora conseguentemente e disinteressatamente, se questo lavoro è legato agli interessi delle masse oppresse che costituiscono la maggioranza, allora la rivoluzione verrà, dove, come, in che momento, per quale occasione, non si può dire. Tre volte in questa fase i soviet ebbero la possibilità di prendere il potere e per tre volte i loro capi menscevichi e socialisti rivoluzionari si rifiutarono. In seguito a luglio, col rimpasto avvenuto nel governo, con l'avvicendamento tra Lvov e Kerensky e con le conseguenti repressioni delle manifestazioni per la pace, la terra e il pane, il dualismo di potere finì e i bolscevichi cambiarono orientamento, capendo che ormai la presa del potere fosse possibile solo con la forza, ed escogitarono una tattica che si rivelò vincente. Tra le tante, una delle menzogne più comuni è quella di definire la rivoluzione bolscevica un golpe, cioè una manovra effettuata da una piccola minoranza di cospiratori rispetto alla maggioranza. I bolscevichi quindi, secondo questa storiella, avrebbero strappato il potere al governo provvisorio, che avrebbe, a loro dire, rappresentato la volontà del popolo. Se Lenin non ci fosse riuscito, la Russia sarebbe andata verso la democrazia e sarebbero vissuti tutti felici e contenti. Ma la storia, quella vera, dice un'altra cosa. Infatti, a quale volontà popolare si riferiscono i detrattori dell'Ottobre Rosso? A quella della fine della guerra imperialista? A quella del potere ai soviet? A quella di pane, di terra per tutti? Il governo di fatto, prima con Lvov e poi con Kerensky e i partiti dei socialisti rivoluzionari e dei menscevichi che lo sostennero, dimostrando che il loro socialismo non fosse né rivoluzionario, la loro rivoluzione non fosse socialista, senza se e senza ma, non avevano risolto nessuna di queste questioni ed aveva ormai più che manifestato in 8 mesi la sua completa adesione ai bisogni del grande capitale in Russia, e questa fu la causa del suo fallimento. Lo dimostrano le molte manifestazioni operaie di quel periodo, una su tutte ad agosto, con alla testa i bolscevichi, che impedì a Kornilov di attuare un colpo di Stato, questa volta sì, fascista ante litteram, voluto dalla borghesia e dei grandi proprietari terrieri, uniti con quell'aristocrazia che dicevano di voler abbattere. Ma nei giorni in cui la borghesia acclamava il futuro dittatore, 400.000 operai scesero in sciopero per protesta, 60.000 guardie rosse, soldati e marinai fecero barriera intorno a Pietrogrado. Inoltre, nelle truppe controrivoluzionarie si infiltrarono centinaia di agitatori, i cui appelli furono accolti dai soldati oramai allo stremo. La sconfitta senza uno sparo della rivoluzione di Kornilov fu una grande vittoria delle forze democratiche. Ciò portò ad un forte spostamento delle masse a sinistra verso i bolscevichi. Se questi infatti non avessero preso il potere, la Russia non sarebbe andata verso una splendida democrazia, come vorrebbero far intendere i cronisti borghesi, ma verso una barbara dittatura fascista sotto Kornilov o sotto un altro generale bianco. Alla luce di ciò sorge spontanea una domanda: se il governo provvisorio rappresentava davvero la maggioranza e le aspirazioni del popolo, perché nessuno tranne gli strati reazionari dell'esercito corse in loro aiuto contro i terribili bolscevichi? Eppure essi disponevano di tutto l'apparato statale, della polizia e dei cosacchi. Va da sé che questa interpretazione non regge nemmeno se impalata. I bolscevichi, in vero, sono stata l'unica organizzazione che portò avanti fino alla vittoria le aspirazioni reali e materiali di gran parte del popolo russo. Pane, pace e terra, altrimenti non si spiegherebbe come una formazione inizialmente così piccola, 8.000 militanti a febbraio, a luglio nel 6° congresso aumentarono a 177.000, Trotsky compreso, che prima era tra le file menscevichi. La cosa che più colpisce invece degli avvenimenti del 1917 è proprio il coinvolgimento attivo delle masse a ogni tappa, che è poi la vera essenza di una rivoluzione.
La forza motrice della rivoluzione fu infatti in ogni fase il coinvolgimento di operai, contadini e soldati, ai quali i bolscevichi diedero per la prima volta nella loro storia un'espressione politica coerente, un'organizzazione ferrea attraverso un fattore soggettivo, il partito, che superasse lo spontaneismo. Il partito bolscevico guadagnò consensi perché seppe costruire un vero programma capace di portare la Russia fuori dalla crisi che viveva, alternativo a quello borghese. Di riflesso i voti ai candidati bolscevichi nei Soviet, che erano i luoghi di partecipazione attiva e dal basso della popolazione, aumentarono di continuo fino a raggiungere la maggioranza in città chiave come Pietrogrado, Mosca, Kiev, Odessa e in tutti i centri principali. Il livello di partecipazione delle masse fu straordinario, soprattutto quello dei soldati. Nadezhda Krupskaya, moglie di Lenin, ricorda: «Le strade in quei giorni presentavano uno spettacolo curioso. Dappertutto la gente si raccoglieva in gruppi, dibattendo in modo intenso e discutendo degli ultimi avvenimenti. Discussioni che nessuno poteva interrompere. La casa in cui abitavamo guardava su un cortile e anche qui, se si apriva la finestra di notte, si sentivano discussioni accese. Si vedeva un soldato seduto lì ed era presente sempre un pubblico, di solito qualche cuoca o cameriera della casa a fianco. E dei giovani. Ora nella mia mente le notti bianche a Pietrogrado sono associate a quei dibattiti politici notturni». Un altro falso paradigma sta nell'affermazione che i comunisti fossero in linea di principio contrari ad ogni collaborazione con le altre forze politiche. La verità è che i bolscevichi tentarono fino all'ultimo di coinvolgere i partiti popolari nella presa del potere per instaurare il socialismo e per rigettare la guerra, ottenendo sempre un netto rifiuto. La prova più lampante fu l'appoggio dopo la presa del potere bolscevico dei socialisti rivoluzionari di sinistra, che in seguito abbandonarono il nuovo governo socialista per la loro opposizione a firmare la pace con la Germania. In ultima analisi, la rivoluzione d'ottobre, pur sancendo un effetto strabiliante e unico, la salita al potere delle classi sociali sfruttate, fu talmente un'opera d'arte, di prassi e strategia politica che si compì con pochissimo spargimento di sangue, a differenza di tutte le rivoluzioni borghesi. Era ancora necessario usare la forza per mettere da parte il vecchio ordine, che era così allo sbaraglio che crollò come un castello di carte, poiché nessuno era più disposto a difenderlo. La presa del Palazzo d'Inverno, infatti, fu quasi un atto formale, anche se potente da un punto di vista simbolico, poiché buona parte della Russia proletaria e popolare si era già schierata con i bolscevichi e si identificava con essi, con la loro onestà, coerenza e dedizione alla causa rivoluzionaria. Il fatto che le masse appoggiassero i bolscevichi, all'epoca, venne riconosciuto parzialmente anche dagli oppositori. Anche se tentarono di manipolare gli avvenimenti, accusando i bolscevichi di aver instillato nelle masse ogni tipo di influsso maligno, in modo demagogico e approfittando dell'immaturità e dell'ignoranza degli operai, dei contadini e dei soldati, gli stessi che però quando appoggiavano il governo provvisorio invece erano ritenuti bravi e intelligenti. Un altro mito infame da sfatare è quello che i bolscevichi fossero avvezzi alla violenza e alle persecuzioni. I bolscevichi sia prima che dopo la rivoluzione non praticarono mai il terrorismo e gli omicidi selettivi, atteggiamenti invece cui erano molto avvezzi i socialisti rivoluzionari e i partiti borghesi, tanto che subito dopo la rivoluzione organizzarono un attentato a Lenin. La rivoluzione si comportò in modo più che magnanimo, prima che la controrivoluzione, questa sì, violenta fuori di ogni immaginazione, mostrasse la sua vera natura. Un esempio rimarchevole fu quando l'esercito rosso sconfisse il generale Krasnov, che guidò un'insurrezione alla testa dei cosacchi. Quando questi venne consegnato ai bolscevichi, loro decisero di rilasciarlo sulla parola d'onore che avrebbe cessato le ostilità. Invece da buon borghese venne meno alla sua parola e una volta ripartito per il Don mise la regione a ferro e a fuoco. Fra le altre leggende messe in giro dai detrattori borghesi c'è quella dell'assemblea costituente sciolta dalla rivoluzione. Al riguardo va detto che il voto per l'assemblea costituente si svolse per volere bolscevico
Infatti, prima della presa del potere, il governo provvisorio glissò sempre la questione, pur essendo una delle rivendicazioni delle masse già a febbraio. Alla presa del potere, naturalmente, questa divenne una rivendicazione secondaria, visto che il grande sviluppo dei soviet, che erano la base portante del nuovo potere popolare, essi rappresentavano ciò che c'era di più vivo e dinamico nella società russa. Nei soviet, che erano di gran lunga più democratici di ogni parlamento, la parte più avanzata di operai, contadini e soldati votarono per i bolscevichi. Inoltre c'è da dire che le elezioni per l'assemblea costituente furono organizzate in fretta e furia, dopo la rivoluzione, in base a liste compilate prima dell'ottobre, quando ancora i contadini non si erano resi conto dei processi in atto e soprattutto della spaccatura esistente tra socialisti rivoluzionari di destra e di sinistra, che portò subito dopo a una scissione con i socialisti rivoluzionari di sinistra che appoggiarono al governo i bolscevichi. I socialisti rivoluzionari di destra, dal canto loro, non erano i rappresentanti dei contadini, ma i loro sfruttatori politici, i cui capi erano i vari notabili di paese, avvocati, dottori, eccetera, eccetera, i quali, ostili alla rivoluzione, avrebbero riconsegnato il potere ai proprietari terrieri e ai capitalisti, come avevano già fatto ai tempi del governo provvisorio. In queste condizioni i bolscevichi e i socialisti rivoluzionari di sinistra capirono che non era più tempo di demagogie e di sofismi istituzional borghesi e decisero per lo scioglimento dell'assemblea costituente, che avvenne senza alcuna resistenza. I contadini non furono disposti a battersi per l'assemblea costituente, mentre invece lo furono durante la guerra civile, quando, capita l'essenza della rivoluzione bolscevica, passarono dalla loro parte. I contadini nei villaggi, ridotti in grande miseria, forse non capivano molto di strategie politiche, ma certo capirono che solo i bolscevichi erano disposti a dare loro la terra, cosa che venne fatto il giorno dopo la rivoluzione. Per concludere, nel periodo della rivoluzione d'ottobre, e specie negli anni della guerra civile, i popoli della Russia potevano fare una scelta, e la fecero, scegliendo il Partito Comunista. Yeah.